Inaugurato il nuovo impianto di videosorveglianza in zona d'Arsena, in via Tommaso Gulli. Due telecamere, interamente finanziate dalla banca di credito cooperativo Ravennate Imolese, in un'area che in passato ha visto diversi episodi di degrado e disordine. Rientra nel rapporto di collaborazione col comune. In questo momento il comune di Ravenna aveva questa esigenza e quindi abbiamo cercato di rendersi disponibili per questa iniziativa. Non è una scelta nostra, diciamo, è un'esigenza della collettività in questo territorio e quindi, diciamo, abbiamo scelto di dedicarlo a questo obiettivo. Ecco, cercare di collaborare privato, cooperative con pubblico e sicurezza. È fondamentale, questo diciamo è uno spirito che noi abbiamo bisogno di mantenerlo e di farlo crescere, perché la società si governa solo con l'impegno di tutti. Quindi questo è fondamentale che dobbiamo trasferirlo ai più giovani, perché non possiamo pensare di avere qualcuno che difende l'ordine pubblico e qualcun altro invece che non gli appartiene. La società ci appartiene a tutti, quindi questo dobbiamo gestire insieme. Le hanno installato una nuova telecamera qui dietro l'angolo, ma com'è il livello di sicurezza di questa zona? Secondo me adesso non penso che ci sia da preoccuparsi, ecco, mettiamola così. Indubbiamente negli ultimi periodi ci sono stati degli eventi di furto, ma penso un po' poi come in tutta la città, in tutte le zone, quindi diciamo sono tranquillo. Sicuramente l'installazione di telecamere non fa male, ecco, più sicurezza abbiamo e meglio è. Personalmente non ho mai avuto problemi, però ritengo che ci siano momenti in cui non si è molto tranquilli. Io ho una figlia anche giovane, torna magari tardi, insomma, si è un po' preoccupati, sinceramente. La sicurezza è sempre indispensabile, quello non, per quanto possiamo vivere in un mondo sicuro, la sicurezza non è mai tanta, quindi sicuramente erano indispensabili. Poi da lì arrivare a dire, diciamo, che dobbiamo preoccuparci, ecco, forse no, almeno me lo auguro, ecco. Però sicuramente erano indispensabili ed è stato un ottimo, secondo me, un'ottima decisione, ecco, mettiamola così. Federico Lega per Ravenna Web TV.